Sandra Maraini. Grazie a Sandra Maraini. Grazie a Sandra. Per me l'accoglienza non si discute, si accolgono queste persone perché rischiano la vita e perché bisogna accoglierle. Però bisogna anche decidere cosa fare dopo, perché non è tanto facile integrare delle persone. Poi alcuni invece che vogliono rimanere, benissimo, rimangono. Per esempio, io farei una proposta. Cioè, abbiamo tanti piccoli paesi abbandonati, in montagna, per esempio in Abruzzo, vicino a dove sto io. Completamente spopolati, no? Non c'è un'anima, non c'è nessuno, ci sono le vipere che stanno invadendo il territorio. Perché non affidare a queste persone da ripopolare, da ricostruire, lavorando, e quindi non più fare l'elemosina ma di mantenerli, ma lavorare e ricostruire un ambiente, perché no? Si potrebbe fare, no? Come li affidiamo i nostri genitori, come li affidiamo i nostri anziani, li possiamo affidare ai nostri paesi che stanno cadendo a pezzi, quindi sì, io dove le persone penso non che questo più. Si potrebbe fare. Chi lo vuole, naturalmente non è un obbligo, però non sarebbe lo sfruttamento, perché sarebbe loro, apparterebbe a loro. Rimettete a posto questo piccolo paese, che facendo i falegnami, facendo il lavoro, ricostruendo, facendo il pane, il bar, il ristorante, quello che sia, l'albergo, perché no? Veramente sono abbandonati. Perché no? Grazie a Dacia Maraini. Grazie.